Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video diverso dal solito perché dobbiamo darvi una notizia importantissima. Infatti stiamo per lanciare un nuovo format e per farlo abbiamo bisogno di voi. In cosa consiste? Uno di voi avrà l'opportunità di giocare per una squadra professionistica. Antimo, dici di più. Allora sì ragazzi, siamo ormai alle porte del lancio di questo nuovo format, un talent show riguardante il calcio, Golden Chance, questo è il suo nome, in cui avrete concretamente l'opportunità di svolgere un provino presso una società professionistica e soprattutto di poterlo superare. Non è uno di quei trial in cui verrete chiamati solamente per far presenza, ma qualora ve la giocaste bene potrete realmente arrivare in alto. Eh sì ragazzi, come ha detto Antimo, il format si chiamerà Golden Chance, infatti sarà la vostra opportunità d'oro per poter giocare in una squadra professionistica di calcio a 11, perché per ora sarà calcio a 11 e non calcio a 5, e ci stiamo lavorando davvero tanto da agosto 2023 a questo format, quindi ci teniamo tantissimo. Solo recentemente abbiamo avuto il consenso da parte di questa società professionistica per poter svolgere il tutto, quindi andiamo a spiegarvi le regole e come candidarvi a questo talent show. Dunque ragazzi, sì, per potervi candidare dovrete rientrare nel range di età che comprende i 16 e 18 anni, quindi si parla di categorie 2006, 2007, 2008. Questa appunto è la fascia di età che stiamo ricercando attualmente. Dopodiché dovrete compilare un form che vi lasceremo sia in descrizione che nel primo commento, che poi ci servirà a noi per capire chi siete, qual è il vostro background calcistico e perché dovremo prendervi a questa prima edizione di Golden Chance. Sì, il talent sarà suddiviso in quattro fasi. La prima fase sarà quella di provini, che si svolgeranno a Ferrara. A giudicarvi ci saranno quattro giudici. Uno sarò io, gli altri tre saranno volti noti di YouTube che conoscerete sicuramente e che vi sveleremo più avanti. Per i tecnicismi Antimo, dici un po' più tu. Sì Fabio, allora per quanto riguarda i tecnicismi facciamo una premessa di vitale importanza. Qualora veniste presi per le audizioni al campo, questo non comporterebbe l'essere presi in automatico dai giudici. Il loro giudizio è veramente molto severo, quindi dovrete convincerli in un modo o in un altro attraverso prove, challenge che vi metteremo di fronte, e vedremo chi riuscirà a conquistarsi il posto all'interno della squadra di uno dei quattro giudici. Giudici che avranno a disposizione 100 golden points per potervi comprare. Qualora suscitaste invece l'interesse di più membri della giuria, si intraprenderà un'asta volante in cui si contenderanno il giocatore. Banalmente, qualora ci fosse solo un giudice interessato a quel candidato, quest'ultimo avrebbe acquistato solamente un golden point. Ultima cosa del punto 1, importantissima tra l'altro: qualora il giocatore fosse scelto dal giudice, questo comunque non gli garantirebbe di rimanere nella sua squadra fino al termine della giornata di audizioni. Infatti, qualora uno dei membri della giuria volesse fare uno switch, avesse tutti gli slot pieni, potrebbe farlo barattando un giocatore precedentemente acquistato, però senza la restituzione dei golden points precedentemente spesi. La prima fase terminerà quando tutti i giudici avranno composto la propria squadra, che sarà composta da un minimo di 7 ad un massimo di 8 giocatori, e qui inizierà la fase 2. Nella fase 2 ci sarà un'estrazione che decreterà le due semifinali dei giudici e seguentemente quindi ci sarà la finale data dalle due squadre vincitrici delle semifinali. Il tutto si svolgerà in un campo in erba 5 contro 5, quindi in un campo ridotto, e ci saranno due tempi da 12 minuti più recupero. In caso di parità nei tempi regolamentari ci saranno i calci di rigore, 5 rigori a testa per decretare chi vincerà. Una volta stabilita la squadra vincitrice di questo torneo ci sarà la fase 3. Già, terminata la fase 2 ovviamente inizierà la fase numero 3, che tra l'altro sarà secondo me una delle più interessanti. Infatti della squadra vincitrice si sceglieranno i top 3 giocatori che hanno impressionato i membri della giuria. Dall'altra parte comunque verrà scelto il giocatore migliore della squadra perdente. Metti caso che troviamo Lionel Messi che fa 10 gol ma perde 11-10, ci sembrerebbe ingeneroso non selezionarlo. Quindi sì, dopo il competere a squadre si competerà individualmente, vedremo anche i compagni di squadra darsele di santa ragione, probabilmente per guadagnarsi la loro golden chance. 1v1 quindi, due tempi da 10 minuti, qualora si fosse in una situazione di stallo, golden goal, chi segna vince e si passa al turno successivo. Ovviamente anche in questo caso il tutto verrà svolto in campo ridotto e con due porticine più piccole rispetto al 5 contro 5. Infine, scelto il finalista, cosa succederà Fabio? Fase 4. La quarta ed ultima fase sarà il provino per la squadra professionistica da parte del vincitore. Questa avventura sarà di 2-3 giorni in cui vi accompagneremo, vi sosterremo e faremo il video, e vedremo se dopo aver convinto noi convincerete anche il mister della società professionistica. Eh sì, mister, direttore sportivo e società in sé, quindi avrete veramente l'opportunità concreta di fare qualcosa di importante. Noi aspettiamo le vostre candidature, quindi lasciamo anche il regolamento in descrizione assieme al form che dovrete compilare per essere scelti. E nient'altro da aggiungere, Fabio, vuoi dire qualcosa al prossimo vincitore di Golden Chance? Sì, volevo dire a chi sta guardando questo video, mi raccomando, candidati perché potresti essere tu il prossimo vincitore di Golden Chance. Buona fortuna a tutti. I've been feeling weird.